Ciao a tutti, oggi preparerò delle deliziose patate sabbiate. Andiamo a vedere come procedere. Innanzitutto vi dico che le farò con la buccia. Queste sono delle patate bio, infatti potete vedere, guardate, ho dovuto togliere un po'. Sapete che bene che le patate bio non sono perfette, però non essendo trattate, meglio che siano brutte esteticamente, però le apprezziamo di più. Le ho già passate sotto l'acqua fredda per lavarle e con l'aiuto di un coltello ho spazzolato, se così si può dire, un po' la buccia per togliere eventuali residui. Quindi quello che vedete è tutto pulito. Le vado a tagliare a tocchetti direttamente, ripeto, con la buccia e le vado a mettere in questa bowl con dell'acqua fredda. Ho appena finito di tagliare le patate, le metto in un scolapasta e le faccio stare un po' sotto dell'acqua corrente fredda. Poi le rimetterò in questa bowl con dell'acqua fredda e le farò stare per circa un quarto d'ora. Ho appena scolato le patate, ho messo a bollire dell'acqua, adesso ci metto le patate dentro, dovranno bollire per 5 minuti. Aggiungo una tazzina di aceto di vino bianco che servirà a sbiancare le patate e una manciata di sale grosso che servirà a far rilasciare gli amidi alle patate. Passati 5-6 minuti, le patate sono ancora belle croccanti, le andiamo a scolare e a mettere in una bowl. Ok, fatta la precottura, metto del pan grattato sempre direttamente nella bowl. Mi taglio finemente uno spicchietto d'aglio, aggiungo del pepe, un pizzico di sale, dell'olio extravergine d'oliva e mescolo il tutto. Mescolato un po', aggiungiamo un altro po' di pan grattato. In teglia metto dell'abbondante olio extravergine d'oliva e ci vado a disporre le patate all'interno. Aggiungo sopra un pizzico di sale, un goccio d'olio extravergine d'oliva e in forno preriscaldato a 200 gradi per una mezz'oretta, controllate di tanto in tanto. Eccole qua, appena tolte dal forno, vado ad impiattare. Assaggio di rito. Ragazzi, sono eccezionali, provare per credere. Commentate, fatemi sapere se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e buon appetito!